Venditalia 2024 continua ancora per qualche ora ormai. Ci troviamo nei corridoi di Venditalia nel padiglione 12 e siamo in compagnia di Ernesto Piluni, il presidente di Venditalia Servizi SRL. Ernesto, è un gran piacere averti qui. Allora, facciamo il punto della situazione. Mancano pochissime ore al termine di questa edizione, quella 2024. A bocce ferme, che cosa possiamo andare a dire? Ciao Fabio e buongiorno a tutti. Venditalia 2024 è stato ancora un successo. Ci siamo trasferiti da Fiera Milano City a Rho, con qualche incognita che invece si è rilevata una certezza. L'evento è di successo sia per i metri quadri che abbiamo replicato i numeri del 2022, che era stato un evento straordinario, per cui straordinario anche il 2024, sia per i visitatori, con un più 10 quasi il primo giorno, un più 7% il secondo, in linea il venerdì, e come sai non è ancora conclusa, per cui i numeri del sabato li dobbiamo ancora raccogliere. Comunque molto soddisfatti i visitatori, gli espositori, è stata una fiera come sempre interessante. In questa occasione si sono tenuti più convegni nell'area convention di Confida Venditalia, se ne è tenuti in particolare uno sull'intelligenza artificiale, realizzata in collaborazione con l'Associazione del Vending Europeo. Sì, i convegni sono stati davvero interessanti, gli ospiti, le rappresentanze del governo italiano non sono mancate. Abbiamo avuto Butti, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, abbiamo lanciato il nuovo progetto con Corrado Passera, Il Limite per il PagoPA. Il distributore automatico sta cambiando pelle, sta cambiando tipologia di servizio, sta diventando davvero un punto di consumo 2.0, dove il caffè fa da cornice a molteplici servizi. Convegni organizzati da Confida, dove anche gli argomenti che tu hai menzionato sono diventati ormai quotidianità e da affrontare e da gestire in modo dettagliato e approfondito. Il vending, come ormai annunciamo da 14 anni, da quando è nata vendingtv.it, sta cambiando, sta evolvendo e vedremo che nei prossimi anni ci saranno tantissime nuove forme di guadagno per i gestori e di business, per tutti gli addetti ai lavori che vorranno aderire a tutte le iniziative favorevoli alla diffusione della distribuzione automatica e dei suoi servizi. Avete già previsto qualcosa in questo biennio prima dell'edizione 2026 di Venditalia? Ci stiamo lavorando, oggi la concorrenza nell'ambito fieristico è rilevante. Considera che tra novembre e maggio, il nostro mese, ci sono stati altri 6 eventi dove hanno coinvolto torrefattori e produttori di macchina caffè. Nel raggio di 500 km abbiamo avuto Intergastra, Internorga, abbiamo avuto SIGEP, OST, per cui davvero dobbiamo impegnare, aumentare le forze e trovare delle grandi novità che spingeranno l'evento sempre più in alto e sempre più internazionale. Ernesto Piloni, presidente di Venditalia Servizi SRL, grazie. Grazie a voi e buona continuazione.